L'emergenza coronavirus ha chiuso piscine, palestre e impianti sportivi. Associazioni, società e gestori difficilmente potranno reggere un ulteriore stop. Gare sospese e niente allenamenti per gli atleti, ma situazione complicata anche per dipendenti e collaboratori. Ci rattrista vedere molti locali di aggregazione, come bar, ristoranti, uffici postali e quant'altro, aperti, che sono frequentati da pubblico eterogeneo e non controllabile, mentre sono chiuse le nostre piscine e le palestre, benché siano frequentate da atleti con tanto di certificato medico e di idoneità sportiva. Le autorità devono capire che lunedì dobbiamo essere messi in condizione di poter ripartire, è l'appello degli addetti ai lavori. Se non riapriamo lunedì, penso che noi tutte le centri sportivi della città faremo un gruppo, che sono sicuro che succederà anche se non ci siamo ancora parlati, e vorremmo chiedere spiegazioni, perché le spiego una cosa: che differenza fa se i miei atleti, ad esempio della piscina, oggi non vengono a allenarsi e vanno al bar insieme? Sono sempre vicini, sono sempre, cioè ci si contatta di meno in piscina che al bar? Capisce perché siamo arrabbiati? Gli operatori del settore chiedono sostegno e maggiore chiarezza nelle disposizioni. È giusto che il commercio sia sostenuto, ma lo sport non può essere scordato. Sta passando il messaggio che palestre e piscine sono pericolosi luoghi di contagio, aggiunge Raimondi. Come, diciamo, operatori dell'ambito sportivo ci sentiamo un po' tacciati come untori, perché tutti questi divieti, raccomandazioni hanno bloccato principalmente lo sport.